Allora, adesso è rimasto quasi per ultimo, quindi lo può vedere, altrimenti dice che fa. Per vedere quanti anni c'erano, era la primavera del 2009, e c'era una persona all'impiedi che mi disse: io faccio la domanda solo con me, io esisto, sono Bruno Mancini. Da allora ad oggi Bruno è sempre stato presente, e quando nella lunga pagina del settimanale che si lavorava di notte, perché ci trovavamo contenti, Bruno stava con noi nell'azione che finivamo alle 2 di notte, alle 3 di notte, alle 4 di notte, alle 5 di notte, Bruno stava con noi, ci dava una mano, correggeva, scriveva, ha fatto di tutto, abbiamo fatto tante battaglie, e oggi continua ad essere un opinionista del Dispar, scrive una rubrica a settimana in maniera costante, continua con Mila, quindi quello che è successo prima, ne abbiamo legato la decima edizione del Premio Antonio, ovviamente poi il continuo con il giornale che ti dice grazie. Certamente sono io che ringrazio te e ringrazio la tua. Voglio soltanto ricordare questo, che con Domenico l'incontro è stato molto, molto importante e determinante, l'ho già detto nell'intervento precedente, perché quando ho deciso di darmi intenzione di voler utilizzare un po' quella che era il mio hobby preferito, la scrittura, ho capito che da solo non andava da nessuna parte, quindi era necessario trovare un gruppo di amici, di collaboratori, di persone che comunque potevano continuare in quel trucco. E era molto difficile, Gaetano è un cittadino che le porte non ti arrivano facilmente, mentre invece una volta arrivato da Domenico, tu hai detto: fa vedere voi, il cazzo di Cennato, scrivi, fa vedere voi, non c'è problema. Quindi io da allora ho continuato a collaborare con lui, con tante soddisfazioni mie personali, e tutti gli amici che in giro del mondo danno il loro contributo. Grazie. Bruno Mancini, non ve ne andate perché abbiamo una stella a sorpresa. Abbiamo quasi, adesso sono finiti gli slide, noi siamo in conclusione, l'ultima fotografia che si fanno. Prendi la mascherina, questa la fine. Metti la foto senza mascherina, questo. Non è questo, eh? Si genera voglio dire. Abbiamo quasi terminato.